Buonasera, volevo spendere con voi qualche minuto per mostrarvi un paio di slide che in questo momento di apertura delle frontiere possono essere significative sullo stato di circolazione del virus e in particolare sulla pressione sul nostro sistema sanitario. Vi aggiorno su alcune slide che ormai ben conoscete. Queste è la pressione in termini di posti letto in media intensità occupati da pazienti Covid. Come vedete, le previsioni, il modello predittivo proposto ormai un paio di mesi fa è sostanzialmente seguito. Vedete che infatti i pallini azzurri sono ricalcati da quanto noi stiamo osservando, quindi una diminuzione, ormai siamo sotto i 200 posti letto in media intensità. A fianco vedete questa linea nera, un indicatore importante perché è un indicatore da DPCM del 26 aprile, il cutoff è il 40%, e vedete che adesso siamo intorno al 10%, quindi a valore tutto sommato confortanti. Per quanto riguarda la pressione sulle terapie intensive, scusate la voce ma è colpa palesemente della mascherina, di ipercapnia da mascherina. Come vedete anche in termini di posti letto in terapia intensiva, vedete che vi è una netta diminuzione dei posti letto in terapia intensiva con il modello che ricalca quanto abbiamo osservato. Siamo anche in questi casi quasi, abbiamo solo 7 posti letto in terapia intensiva, quindi siamo a pochi punti percentuali di occupazione. Questi li avete già visti, mi permettevo semplicemente di farvi vedere questa diapositiva che, nonostante sia una sola diapositiva, ci dice delle cose importanti. Spesso si sente parlare di tamponi, è un mare magno, si parla di casi testati, di tamponi eseguiti. Bene, è assolutamente evidente che è un dato, un indicatore aggregato, come tutti gli indicatori aggregati bisogna saperlo leggere. Questa è una lettura che vi propongo. Questa è la percentuale di soggetti positivi in base al setting, cioè come è cambiato il quadro epidemiologico dal picco epidemico via via durante la de-escalation, quindi durante la fase 2. Vedete come in picco la proporzione di positivi, per esempio nell'RSA, era ahimè decisamente alta, tamponavamo già durante il picco, ma quasi la metà dei casi dei pazienti testati era positivo. Vedete come tutto sommato abbiamo osservato una netta diminuzione, ad eccezione di quello che è successo ieri. Vedete quello spike, questo istogramma più alto degli altri è riconducibile a quanto gli è stato detto poche ore fa, cioè quei casi segnalati in un RSA che chiaramente hanno fatto aumentare la proporzione di positivi. Del tutto confortante, vedete, invece, sono gli istogrammi che riguardano il setting ospedaliero e il setting territoriale. Vedete come rispetto alla fase di ascesa del picco, primo istogramma, sia durante il plateau, secondo istogramma, nelle ultime 5 settimane, l'ultima è assolutamente in corso, la proporzione di positivi è veramente decisamente più bassa. Questi sono indicatori importanti che ci dicono esattamente quello che succede. Quindi i 56 tamponi positivi di ieri sono dovuti a una circolazione in un unico setting, in un'unica situazione. È chiaro che siamo in una situazione in cui la ripresa delle attività, la circolazione di individui da altre regioni ci devono far sorvegliare ancora più attentamente, perché chiaramente l'ipotesi di un rimbalzo è un'ipotesi che dobbiamo considerare. Allora, ormai da settimane abbiamo implementato i protocolli. Giusto per farvi un esempio, così ci capiamo, se oggi un ospite di un RSA si viene ricoverata in un setting come quello ospedaliero e deve rientrare nell'RSA, attualmente sono previsti 2 tamponi, solo con 2 tamponi negativi e un successivo isolamento all'interno della RSA per un periodo di 7 giorni, la paziente poi può rientrare, come dire, come un normale, lasciatemi passare questo termine, come un normale ospite dell'RSA. Quindi, come dire, sia dal punto di vista del tempo trascorso, sia dei test eseguiti, abbiamo diversi momenti di controllo, anche perché sappiamo bene, anche recenti pubblicazioni ce lo hanno confermato, che l'escrezione, l'eliminazione del virus che viene rilevato attraverso il tampone
può essere regolare nel corso della malattia. Quindi, come dire, io oggi posso essere positivo, tra magari una settimana negativo, e quindi, come dire, il famoso doppio tampone negativo che a qualcuno ha fatto un po' storcere la bocca è una giusta precauzione nei confronti di una malattia che è una fisiopatologia molto complessa e che chiaramente stiamo scoprendo. Noi abbiamo una strategia molto aggressiva nell'RSA, un'elevata circolazione corrisponde a un elevato numero di tamponi. E come sicuramente ormai abbiamo nella settimana precedente un 10% di positivi, mentre in picco eravamo al 50%, quindi, come dire, la situazione è indubbiamente cambiata anche grazie a queste politiche e strategie aggressive proprio in questo setting. Ecco. Grazie.